Buongiorno a tutti, anche stamattina ci incontriamo con Mosè per continuare il nostro cammino sulla fotografia in casa. Mosè, mi senti? Ti sento benissimo. Oh, che Hai sorpresa! visto? Hai visto? Non ho Ah, notizie, eh? ti sei super protetto stamattina, Eh sì, anche in casa, guarda, ormai non la tolgo più, anche quando vado a letto sulla mascherina, hai visto? vedo Allora, che sei devono. diligente e segui bene i consigli che ci danno tutti i giorni in televisione. Esatto, consigli giusti, diciamo, no? Esatto, esatto. È buona norma seguirli perché è giusto stare in casa e evitare il contagio personale. Questo è importante. Diciamolo, ripetiamolo sempre. Certo. E stamattina abbiamo una gradita sorpresa. Esatto. Questa mattina abbiamo una grande sorpresa, intanto la mascherina che si scherzava. La grande sorpresa perché è una fotografa importante, secondo me, nel senso che è un talento, è una fotografa di Padova che si dedica tipicamente alla famiglia, ai bambini e al ritratto, oltre a vari lavori commerciali che fa di continuo, insomma. Per cui, però questa specializzazione è piuttosto forte ed è oltretutto una persona che come fotografa soffre intimamente la sua fotografia, cioè la vive veramente interiormente. Quindi questo, a mio avviso, ne aumenta il fascino, ne aumenta il potere. Lei si chiama Anna Bussolotto, ok? Bene. Eccomi. Ciao Buongiorno. Anna, Ciao. ciao, Ciao, ciao. ciao, Niente, benvenuta. io Non no, mascherine non si trovano. hai bisogno, non hai bisogno stamattina, dai. Come stai? Bene? Bene, grazie. Tutto Anche tu bene. chiusa in casa? Anch'io chiusa in casa, rispettosa, diciamo, delle indicazioni che ci danno. Sto qui, aspetto. Faccio dei Ok, lavori miei. io e te ci conosciamo da tempo, ormai qui Sì. ci vediamo tanti anni. Però nella versione casalinga non ti ho mai conosciuto, ci siamo visti più fuori che in casa, no? Più all'aperto che non al chiuso. Quando sarà, Sì. quando verranno aperte le gabbie, quindi potremo uscire ancora come un tempo, quando sarà? Qual è la prima cosa che farai fotograficamente? Allora, poco prima che chiudessero tutto e che fossimo tutti relegati in casa, stavo per partire con un progetto personale che riguarda sempre il ritratto, però è una tematica che mi sta veramente molto a cuore e quindi riprenderò da quello che appunto è rimasto proprio a pochi giorni dal via. E si tratta, beh, te ne avevo parlato, comunque si tratta di una interpretazione moderna dell'iconografia della Madonna con Bambino e quindi vorrei iniziare, prima che questi bambini che avevo individuato con le loro mamme diventino troppo grandi, volevo iniziare questa serie fotografica. E poi, tra l'altro, come sai, dovevo scattare a Milano, dove adesso anche lo studio d'appoggio, quindi insomma tante cose al fuoco e non vedo l'ora di poter tornare libera per riprendere da dove ho lasciato. Anna, Posso? ma ti posso fare una domanda? Certo. Prego, Ma Franco. nel tuo progetto, questo momento che stiamo passando così difficile, modificherà un po' le tue linee guida iniziali che avevi in testa oppure le terrai tali e quali? No, guarda, allora, beh, Mosè lo sa, e appunto l'ha anche detto nella premessa, sono sempre abbastanza tormentata da mille, non sono neanche incertezze, però un po' di dubbi, più penso alle cose, più tenderei a cambiarle. Quindi per quanto riguarda questo mio progetto, conoscendomi, ho deciso di lasciarlo lì così com'era e non ci sto neanche più tanto pensando, proprio per non far nascere ulteriori versioni, anche perché ero arrivata ad un punto che mi sembrava giusto e quindi lo riprenderò esattamente così come l'ho lasciato. Bene. Una cosa devo chiederti, Anna, è una cosa che poi tra l'altro è una domanda irrisolta, se vuoi, tra me e te, nel senso che i fotografi tutti quanti, no, senza fare dei livelli o stabilire delle dimensioni, tutti quanti hanno delle foto normali anche, no? Delle foto che hanno fatto in una campagna, eccetera. Tu hai sempre questi progetti molto distanti, molto lontani. 2 anni fa, Adolescenza Impavida, quindi quell'associazione di ragazze leucemiche. Che è un progetto molto grande, molto lontano, cioè non è faticoso arrivare lassù. Adesso la maternità, la Madonna col bambino, voglio dire, non è così faticoso fare questo.
Sì, devo dire che effettivamente è molto faticoso, forse c'è una componente di masochismo in me, nella mia fotografia, però diciamo che tutti i giorni fotografo la normalità, cioè l'eccezionalità della normalità, vedendo bambini molto piccoli, mamme, famiglie, insomma situazioni normali, e cercando di cogliere in queste la straordinarietà e soprattutto l'individualità. E ogni tanto, però lo faccio ogni 2-3 anni, intraprendo un progetto personale e ovviamente faccio delle cose che magari non faccio tutti i giorni, di conseguenza mi caccio sempre in situazioni abbastanza complicate, sempre un po' per il mio carattere. Ascolta, tu scatti quindi preferenzialmente al chiuso, quindi diciamo indoor, in studio? Sì, questo tipo di progetto, no, sia il ritratto che questo genere di progetti, sì, scatto molto di più diciamo in location all'aperto, quando faccio cataloghi commerciali o lavoro anche per aziende che producono abiti per bambini o cose di puericoltura, quindi quelli magari è più facile che vengano scattati in location. Per quanto riguarda invece i miei ritratti, prediligo lo studio, sì. Ormai da tanti anni. Prego Franco. No, volevo farti questa domanda. Hai qualche suggerimento da dare ai nostri amici dell'Accademia per realizzare dei ritratti in casa in questi giorni? Qualche tuo suggerimento? Allora, diciamo che questa è una buona occasione, perché comunque si possono avere a disposizione. Io ripenso un pochino anche alla mia situazione, ovviamente ho 2 figli che ormai sono abbastanza grandi, però insomma li ho a disposizione tutto il giorno, e quindi può essere un'occasione di ritrarli nella quotidianità, ma sfruttando anche delle ore del giorno in cui di solito non abbiamo i ragazzi a casa, i bambini insomma per via della scuola, quindi studiarsi un pochino la luce che abbiamo a casa, ognuno ha le sue finestre, ha ovviamente un'esposizione della casa di un certo modo, e quindi provare anche magari in varie ore del giorno a vedere come risulta la luce da quella finestra e capire cosa può piacere. È chiaro che poi e saranno delle foto prevalentemente ambientate, però ad esempio ieri ho preso la mia ragazza più grande, mia figlia, che tra l'altro oggi compie 19 anni, auguri, e l'ho fatta, dopo glielo dico, adesso sto facendo lezione, e che quest'anno ha la maturità, e le ho fatto delle foto in una camera che è esposta a nord, quindi con una luce fredda però molto bella, e gliele ho fatte stesa sul letto, c'erano le lenzuola bianche, quindi tutto bianco, con questa luce fredda prese dall'alto, potrebbero essere state delle foto fatte in studio vedendole, però sperimentare, cioè cercare degli angoli magari inusuali, anche non sempre la finestra con la luce maggiore o con diciamo la comfort zone, uscire un pochino da quelle che sono le cose che normalmente scattiamo per trovare nuovi stimoli e magari anche farci sorprendere da situazioni inaspettate. Quindi non un luogo definito, non la stanza o quell'angolo. Ma non per forza, allora secondo me ognuno di noi ha in mente un pochino a casa propria dove sa di avere una luce di un certo tipo, e si rischia spesso di fare le foto sempre negli stessi posti. E visto che tempo ce n'è e diciamo che soprattutto la fotografia digitale ti consente questo tipo di approccio, sperimentiamo angoli nuovi, no? Luci diverse, sperimentiamo anche magari dei forti controluce, non lo so, cerchiamo degli angoli che non siano i soliti posti dove tendiamo a fare fotografie, soprattutto quando ritraiamo qualcuno, e esploriamo. Secondo me questa è una buona occasione, perché posso tempo ne abbiamo. Posso aggiungere una cosa? Certo, dimmi. Un fotografo famoso di cui non faccio il nome direbbe: assumiamoci dei rischi. Quindi esatto. Dobbiamo in casa correre qualche rischio anche. Infatti, dobbiamo uscire dalla nostra comfort zone, insomma, da quello che siamo abituati a fare, che sappiamo che ci dà un risultato di un certo tipo. E cercando di stravolgere questo potrebbero uscire delle cose assolutamente stimolanti, ma questo vale per tutti, vale anche per me, perché ognuno di noi cerca di fare sempre le cose che sa che gli vengono bene, no? Certo. Ogni tanto stravolgere questi schemi può essere costruttivo. Una cosa ti chiedo: siamo in casa, cerchiamo la luce dove non abbiamo mai cercato, abbiamo tempo,
abbiamo i figli, abbiamo la sorella, la moglie, eccetera. Il gatto, il cane, c'è un po' di tutto. Gatto, ne vediamo tanti di gatti e di cani, guarda, su Instagram ce ne sono tantissimi. Poi sì. Dico, quindi abbiamo questo, abbiamo un ambiente, rischiamo con che ottica? Allora, a me piace molto, devo essere sincera, il 50. Parlando di ritratto, perché poi quando sono invece fuori casa e sono in giro con la macchina fotografica per nei miei viaggi o comunque nelle mie esplorazioni uso il 35. Il 50 sicuramente è un'ottica che secondo me non delude mai, e poi l'85 proprio per i ritratti, insomma, per il ritratto più stretto, però magari la utilizzo di più in studio. Forse quando faccio questi scatti un pochino più improvvisati, diciamo, nel senso così, il 50 ti dà più possibilità rispetto all'85, un pochino più flessibile, sì. Pensi che io ho sempre indicato il 50, ma questa è un'altra cosa, io non sono un fotografo, non sono un autore come te, però ci ho sempre un po' indicato con... Allora dimmi, posso fargli una domanda? Allora, ci hai parlato di luce, ci hai parlato di ottiche, e che cosa aggiungeresti oltre questi elementi? Allora, sicuramente l'empatia con il soggetto, quella forse è un po' la chiave di tutto, perché chiaramente trovato un proprio stile, trovata una chiave di comunicazione dal punto di vista visivo, resta indispensabile la comunicazione che hai con il soggetto, perché alla fine la foto è fatta da quello, secondo me, dall'empatia che crei con il soggetto, da quello che riesci a tirar fuori da lui dal punto di vista delle espressioni, della comunicazione non verbale, e quindi la capacità di mettersi in relazione con il soggetto può essere in parte un'attitudine innata, però si sviluppa anche con il tempo, e soprattutto quando ti relazioni frequentemente con soggetti più o meno della stessa età o con una specifica categoria, diciamo, di persone. Ascolta, ti chiedo una cosa io a questo punto. Teniamo conto che adesso siamo in famiglia, no? Uh-huh. Io parlo dei figli, ma potrebbe essere la stessa cosa per la sorella o per la moglie, no? In un certo senso. Di solito in famiglia c'è un po' di reticenza a farsi fotografare, no? Cioè, quindi non c'è soltanto una questione di empatia, ma c'è una specie di diffidenza o di competizione ottica, se vuoi. Come si risolve questa cosa? Come l'hai risolta con i tuoi figli? Allora, io ho dei momenti. Ti interrompo per dirti: se io vado a casa, adesso purtroppo sono con i miei familiari, e chiedo di fare una foto, è un no corale, cioè voglio dirti, è un'operazione corale. Come risolvi questa cosa? Allora, io in realtà vivo una situazione molto differente, nel senso che ho a volte ho proprio. Allora, dicevo, ho due figli, una ragazza e un ragazzo. Il ragazzo adesso è in una fase in cui non si sottopone volentieri. Mi capita a volte anche di voler sperimentare nuovi schemi di luce, insomma, a volte ho proprio necessità di un soggetto al di là della voglia di fare le foto a loro. E quindi ho il ragazzo che generalmente si sottrae, però poi quando riesco a fare qualche scatto, che magari gli faccio vedere il sapore che prendono queste foto, poi si presta con più disponibilità. La ragazza invece è sempre disponibile, basta che abbia il tempo di mettersi, diciamo, i vestiti che vuole o di sentirsi a posto, anzi a volte è lei stessa che mi chiede di fare delle fotografie. E quindi sì, e quindi devo... diciamo, non faccio grande fatica, e quindi riesco a scattare anche molto spesso, insomma, foto di famiglia riesco a produrre. Sono fortunata. Una cosa volevo chiederti, adesso poi subentrerà anche Franco. Allora, tu quindi sei questo scatto in casa adesso, in studio, luce controllata, un bel 50, eccetera. Tu racconti la storia con il ritratto di tante persone, no? Chissà quante persone avrai ritratto ormai nella tua vita, io non solo bambini, ma 100, 200, 1000, 800. Sì, penso, beh, oddio, certo. Adesso non saprei, però svariate centinaia. Sì. Allora, quindi di loro hai raccontato la storia, di loro hai prodotto un'immagine che un giorno farà anche commuovere, forse farà non è un peso tutto questo, dover fare tutto questo? E seconda domanda, non ti viene un giorno la voglia di salire su una moto, su un Harley Davidson col tuo 50, la tua fotocamera, andare da qualche parte? Non ti viene mai la voglia di fuggire da questo? Sì, allora,
Sentirne il peso, allora ne sento un po' la responsabilità, però questo mi riempie anche di orgoglio, sinceramente, perché io immagino i miei scatti che apprezzati adesso, spero, insomma, dai miei clienti, poi messi in un cassetto, messi in una scatola, e immagino quando tra 20-30 anni, quando questi bambini magari che ho fotografato appena nati o molto piccoli, o queste famiglie nuove appena create, riguarderanno queste immagini quando i figli saranno adulti, credo di aver lasciato una traccia importante, e questo mi riempie di felicità, mi riempie di orgoglio, perché comunque ho avuto un ruolo fondamentale per i ricordi di una famiglia. E quindi direi che questa è una cosa importante. E per quanto riguarda la seconda parte, beh, mi capita spesso di andare in giro, io sono poi tra l'altro una persona estremamente curiosa, quindi affronto sempre molto volentieri i viaggi, soprattutto se sono viaggi dove c'è molto da scoprire, e quindi macchina fotografica al seguito, fotografo anche cose completamente diverse che poi diventano anche magari delle foto fine art o comunque delle immagini differenti rispetto a quello che faccio normalmente. E lì di solito sono più panoramiche, non cioè sono più condizioni o urbane o naturalistiche, ma quasi sempre, insomma, ma spesso senza persone. Chiedi aiuto questo, cioè voglio dire, il fatto di andare a indagare altri soggetti, altri ambiti, è palestra per il tuo lavoro o no? È stimolante, sì, è stimolante, forse anche perché un pochino ti resetti, cioè ripulisci un po' e poi quando sei in giro comunque... ad esempio io amo moltissimo ad andare nei musei a vedere mostre, amo vedere arte di altro tipo, e quindi quando sono in giro immagino sempre cosa potrebbe conferire quello che ho visto alle mie fotografie, cioè cerco sempre un po' un arricchimento da questo punto di vista, quindi lo trovo più, sì, lo trovo di più guardando cose degli altri a livello di arte, soprattutto non fotografica, che non semplicemente viaggiando o fotografando io, cioè mi piace guardare quello che fanno gli altri. E quindi... Franco, posso permettere sì. Una domanda, prima magari intervieni tu, sì. È una cosa che mi interessa. Allora, Anna, hai scattato una bella fotografia, hai scattato una famiglia, hai scattato un bambino, hai scattato la tua famiglia in questo caso, visto che siamo in casa, poi siamo davanti al computer, infiliamo la scheda. Lì inizia la fase importante, no? Una volta si aspettava lo sviluppo, adesso no, ormai in maniera consolidata. Come vivi questa fase? Scegli subito, butti via, ritocchi subito, allora, sono le cose, le lasci un po' lì a macerare, a digerire, come vivi questa fase? No, sono abbastanza istintiva, allora generalmente le guardo dopo poco tempo, cioè non lascio passare giorni, e mi trovo anche a fare quasi subito la scelta degli scatti. Ti dirò che già scattando generalmente so quando ho fatto una foto che mi piace, e poi ne ho la conferma nel momento in cui le riguardo a video, quindi faccio una mia selezione, poi tra la prima selezione e quella definitiva lascio passare un po' di tempo per vedere se mi smentisco o se confermo, diciamo, la prima, c'è un po' la di prima macerazione, cioè c'è sì. Un po' di... Però dopo averle già viste, già, dopo averle già un po' fatte mie per la seconda volta. E quindi se poi riconfermo quella che è stata la scelta iniziale, anche la post produzione arriva quasi subito, anche perché non voglio farmi influenzare da altre cose, nel senso quando scatti l'immagine hai già l'idea di cosa vuoi che nasca da quella foto, e quindi secondo me è abbastanza importante affrontarla e arrivare alla forma finale, ecco. Per quanto riguarda la posta, tu hai un flusso di lavoro predefinito oppure cambia in relazione al soggetto? Allora, diciamo che è abbastanza costante il mio flusso di lavoro, soprattutto per quanto riguarda i ritratti. Poi per quanto riguarda invece magari progetti personali, lì cambia, può cambiare, nel senso che posso avere proprio in mente delle cose che sono differenti dai ritratti che faccio normalmente. Però generalmente il mio flusso di lavoro è abbastanza costante. È chiaro, ho soggetti che possono essere bambini molto piccoli come adulti, è chiaro che magari lì un pochino può cambiare, però in genere faccio più o meno le stesse cose.
E cosa ha visto che la Poste, per me almeno è un'opinione questa, una fase ormai determinante della fotografia, adesso se ne parla tanto, Photoshop qui, là, su, giù, non determinante. Ad esempio io, non te lo dico in questo momento, ma so cosa cerco dalla Poste, no? Voglio che le mie, generalmente l'area di miglioramento delle foto sono un po' uguali. Tu cosa chiedi alla post-produzione? Più luce, più dettaglio, più nitidezza, più cosa che cerchi? Allora a me piacciono abbastanza le foto contrastate, mi piace che ci siano, i neri sono per me abbastanza importanti, quindi mi piacciono neri profondi, mi piace che il soggetto si stacchi bene, che sia, se vogliamo, un po' croccante, ecco come termine. Che bel termine. Quindi è un po' quello che cerco. Poi per quanto riguarda il soggetto cerco di mantenerlo il più possibile reale, in senso fedele alla realtà. È chiaro che con la post-produzione si può fare tantissimo, però stiamo parlando di ritratto, quindi sostanzialmente ritratto su commissione oltretutto, quindi la persona è importante che si riconosca e che quell'immagine sia poi... abbia lo stesso valore adesso come tra molti anni, quindi deve riconoscersi, deve essere lui, insomma. Quindi... Ultimo dettaglio, questo miglioramento della post-produzione, questo che tu stai cercando, la fine di questo flusso di lavoro lo vedi a video o lo vuoi anche in stampo? No, io stampo. Sì. Allora diciamo che si rimane, secondo me, quasi sempre piacevolmente sorpresi dalla stampa, cioè il video toglie, e quindi... È strano questo che il video tolga, Di solito sì, allora, ma ti toglie il sapore un po', cioè tu vedi, puoi vedere molto, puoi magari vedere di più certi dettagli, oppure anche degli errori, delle cose, perché con i poteri di ingrandimento, comunque, però poi quando ti trovi la stampa in mano, la sensazione che ti comunica... La fotografia è un'altra cosa rispetto all'immagine video, ma lo vivo io e lo vedo anche nei miei clienti. E nel mio flusso di lavoro è previsto un incontro con il cliente per scegliere le immagini definitive da una provinatura video, diciamo. E loro scelgono le loro immagini preferite, quindi le hanno già viste quelle foto, perché le abbiamo appunto viste insieme, però poi quando ritirano la stampa, e dicono sempre: mamma mia, sono ancora più belle di come le avevo viste, di come me le ricordavo. E quindi sicuramente il mezzo fa la differenza. Poi se parliamo anche magari di stampe fatte in un certo modo, ancora di più. Però diciamo che completa l'esperienza il fatto di avere in mano questa cosa e toccarla. Toccarla, poterla muovere. Sì. No, io, guarda, Franco, lo so che il tempo stringe. Esatto, però, tu sai che abbiamo anche un problema di rimanere in certi tempi, e quindi volevo ringraziare tantissimo Anna per la bellissima conversazione che ha fatto e invitarla nella nostra accademia, se tu sei d'accordo, dove lì potremo fargli altre 1000 domande, ma soprattutto daremo la possibilità a tutti i nostri amici dell'accademia di iniziare un confronto con lei, davvero mi sembra interessante. Quindi grazie mille Anna, grazie mille, grazie a voi, speriamo di vederci presto. Ok, lo spero anch'io, grazie mille, grazie della chiacchierata. Grazie mille, ciao, grazie. Ciao, grazie a tutti.